nel furgone con quello che contiene. Questi sono farmaci, mica fischi. Devo rifornire ancora così tanti punti vendita che... Sapete, la gente ha sempre bisogno di una spintarella. Ormai esiste un farmaco per tutto e per tutti. Ma io mi sono sempre chiesto, funzionano veramente? O vanno soltanto a riempire il vuoto delle nostre giornate? Non lo so. Però questo è il mio lavoro. Eh certo, avrei preferito anch'io dispensare canzoni invece di pasticche, melodie invece di sciroppi. C'è qualcuno che dice che abbiamo tutto. Ma se io non avessi avuto la televisione, la macchina, il cellulare, eBay, Amazon, iTunes, WhatsApp, sarei stato veramente felice. Non lo so. Queste sono effimere gratificazioni, sono analgesici che mettono a tacere i sensi. È duro avere proprio tutto. Però Renato non è mai caduto in certe trappole, no, perché lui ha fatto della sua malattia la sua medicina. E certo, avrei preferito anch'io essere inseguito dai militari, insultato dai camionisti, espulso da scuola, interdetto da tutti i locali notturni per presunti tutti esauriti, ma aver avuto il coraggio di essere manifesto di me stesso. Comunque, chiacchierando mi sono perso. Devo trovare il camerino di Renato. Voi! Sì, dico a voi. Voi sicuramente saprete dov'è il camerino di Renato, no? Lo sanno. Così come io so che tu eri qui. Non ti nascondere, non ci provare. So che ci sei, anche se dall'odore che emani devi essere un iscritto fresco fresco. Tu lo sai che per stare qui occorrono parecchi requisiti. Ottima costituzione, resistenza, spirito comunitario e voglia di raccontarsi, senza autocensure né commiserazioni. E io divento ogni giorno più esigente, lo sai, rispetto alla leggerezza con cui si è abituati a misurarsi. Il costume che indossi, per esempio, io lo conosco molto bene, ma se volevi avvicinarti alla mia persona, hai preso male le misure. Io non cerco cloni, replicanti, io coltivo le differenze, la sorpresa, la varietà. Allora, ragazzo, che vogliamo fare? Vogliamo esistere o fare finta? No, fingere basta. Io non voglio più fingere. Per essere che cosa? Un ragazzo perfetto? O un ragazzo criminale? No, io voglio ridere, voglio cadere, voglio avere la forza di rialzarmi e continuare a sperare. Tu credi che questo possa essere possibile? Questo potrebbe essere possibile. Potrebbe essere possibile. Ma non così.